Caro Fausto, benvenuto a Riccione. Intanto, qual buon vento ti porta qua dopo aver visto insomma, due titoli sull'istino di Medusa di cui porti la firma? Mi portano un paio di film qui a Riccione. Il primo si chiama Se mi vuoi bene, è già pronto, uscirà a ottobre. Eh, il protagonista è Claudio Bisio, che si è scelto da solo per, per questo film. Aveva letto il romanzo da cui è tratto, che avevo scritto qualche anno fa, e si è autocandidato per, per il ruolo. Mi ha proprio minacciato, cioè ha detto: Questo lo faccio io. Ci abbiamo messo un po' a trovare le, le date giuste in cui farlo. Abbiamo fatto un cast di amici intorno, alcuni avevano già lavorato con me in commedie sentimentali precedenti, ex maschi contro femmine, di cui riprendo un po' il tono, cioè. È un film con risate, ma c'è anche una lacrimuccia. Ok. Invece il secondo, che a che stadio di lavorazione è? Il secondo inizio a girarlo, fra tre settimane, si chiama La mia banda suona il pop, con uh, Christian De Siga, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro, che sono un immaginario gruppo pop degli anni Ottanta, che fa una reunion oggi in Russia, eh, ma si odiano, non si vedono da trent'anni, si sono fatti qualsiasi cosa nel tempo, eh, però per denaro alla fame nera adesso accettano di suonare per un'unica volta insieme ancora e il loro manager è Diego Battantuono che li trascina in questa, in questa riunio, riunione diciamo abbastanza burrascosa ma senti di, di tutte queste reunion di band che abbiamo visto negli ultimi anni di cui adesso ci durando un -Duran, anno ricordo e anche i Take That mi sembra che si siano riuniti un, per un paio di date o forse un turno, mi ricordo le Spice Girls recentemente eh... Albano e Romina Alban. adesso andando a fare i sopralluoghi per il film a San Pietroburgo e a Praga fanno dei concerti lì adesso che sono famosissimi famosissimi, li. fanno insomma, robe tipo il forum di Assago, cioè posti enormi ma quindi andrete... Noi andiamo a girare a San Pietroburgo e a Praga a San... il sì, film e ci sono delle canzoni che ancora non ti posso far ascoltare che abbiamo scritto inedite però in stile proprio che se tu le senti tu dici ah questa è una canzone dei ricchi e poveri dell'83 e invece non lo è e qui se c'è Desica nel cast, non c'è cioè, lui il frontman della band? Sono tutti e quattro. Eh, o meglio, di Paolo Rossi, gli altri tre nel film dicono che è il Mauro Repetto del loro gruppo. Il campione del mondo dei membri inutili del, delle band musicali. E, però in realtà Paolo nel film è l'unico che sa suonare. Cioè quindi dice che gli altri tre sono solo immagine. Lui è la vera anima musicale.